Seconda parte di Momenti in TV, sempre su Antenna del Mediterraneo con i nostri ospiti, collegato in Dalicata c'è il nostro professore sociologo Francesco Fino e in studio la pedagogista Donatella Manna. Nella prima parte ti ho chiesto chi soffriva di più, se soffrivano di più le donne, gli uomini, gli adolescenti, i bambini, e invece per la giornalista Rula Gebreal soffrono di più le donne, Donatella, perché secondo te? Sì, secondo la giornalista Rula Gebreal le donne stanno pagando e pagheranno anche nel prossimo futuro il prezzo più alto di questa pandemia. E lo racconta in maniera molto puntuale in questo suo libro che è uscito proprio l'8 marzo, Il cambiamento che meritiamo. In realtà il prezzo più alto lo pagano le donne in termini innanzitutto di violenza sulle donne, perché, scrive così appunto Rula, abbiamo visto come durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 si sia impennata in tutto il mondo la somma delle segnalazioni raccolte dai servizi antiviolenza, al punto che il fenomeno è stato definito dalle Nazioni Unite una pandemia nella pandemia. In Italia le richieste di aiuto delle donne sottoposte a violenza sono più che raddoppiate durante il lockdown, quindi questo è un dato su cui riflettere, perché non sempre si è protetti tra le mura di casa. Molte donne hanno sofferto durante il lockdown perché erano praticamente in preda 24 ore su 24 del loro carnefice. Ed è aumentata anche la violenza. Professore, lei è d'accordo su questo dato? Ne abbiamo parlato molte volte. Noi l'abbiamo vissuto anche nella nostra università. Se vi ricordate il caso di Lorena, la ragazza che è stata uccisa dal suo convivente, e poi il magnifico rettore e il senato accademico hanno deciso di conferire ugualmente la laurea a questa ragazza poveraccia che era arrivata quasi alla preparazione, alla discussione della tesi. Quindi devo dire, è stato un episodio quello che ci ha molto segnato e ci ha fatto capire che quello che prima diceva la dottoressa Manna non solo è vero, lo tocchiamo tutti i giorni con mano, ma del resto dobbiamo anche analizzare che già il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno molto presente nel nostro paese. Una coabitazione forzata, una divisione degli spazi costante diventa sempre qualcosa che va ad intaccare anche l'autonomia che le persone poi hanno all'interno delle singole famiglie. Quindi anche il fatto di dover stare in casa tutti e due chiusi, dover condividere le telefonate, di avere, non avere più privacy, tutto questo ha generato per coppie che magari appunto vivevano in uno stato di coabitazione, non in uno stato invece di amore che magari si erano promesso, sicuramente tutto questo poi genera anche la violenza domestica. E poi è chiaro che molto spesso noi riusciamo a sapere solo alcuni degli episodi che si verificano, perché uno dei grandi temi della violenza sulle donne è proprio legato al fatto che tantissime donne non denunciano per paura anche di ritorsioni da parte dell'uomo, e tantissimi uomini pensano di dover affermare la loro forza attraverso una prevaricazione costante. Penso che l'ultimo caso, quello che è venuto fuori negli ultimi giorni, di quel dirigente di una grande azienda italiana che prima si era fidanzato con la collega, poi l'ha perseguitata, poi le ha promesso di sposarla, poi invece si è distaccato e quindi lei ha deciso di allontanarlo definitivamente, ebbene lui ha pensato, questa cosa è una cosa veramente incredibile, di andare sul dark web e di commissionare un atto per andare a creare una situazione a questa persona, che è una situazione, una situazione di interruzione di quelle che sono tutte le sue facoltà fisiche. Infatti voleva danneggiarla nel viso, però lasciare che lei potesse vedere, e soprattutto doveva pagare questo killer per farla stare su una sedia a rotelle, perché lei potesse vedere per tutta la vita questo crimine che le era stato fatto. Quindi è una cosa incredibile. Poi la polizia ha trovato sul comodino
di casa sua un libro dove diceva che cosa hanno le donne nel cervello, una specie di guida per capire cosa hanno le donne nel cervello. E giustamente Massimo Gramellini, commentando questo episodio, ha detto che forse bisognerebbe fare un'indagine sul suo cervello più che sul cervello delle donne, perché veramente concepire una roba di questo tipo è passato. Scusi, professore, lei è soltanto paura oppure ci sono donne invece che amano l'uomo che è violento? Come si fa ad amare un uomo violento? Considera, Francesco, che esistono casi di dipendenza affettiva. Non è così semplice staccarsi da un uomo violento con cui però nel tuo immaginario hai costruito l'amore che durerà per tutta la vita. E a volte per questioni emotive, a volte anche per questioni economiche, e su questo io mi soffermerei un attimo. Ma a volte anche perché non si ha quella forza per poter fare da sole la propria strada. C'è tutto un percorso di consapevolezza che andrebbe fatto. Chiaramente, noi l'abbiamo detto più volte parlando di violenza sulle donne, bisogna liberarsi di un uomo violento, non si può guarire un uomo violento, molto spesso le donne si improvvisano in croce rossine. Noi assolutamente sconsigliamo di fare ciò. Un uomo violento non cambia, molto spesso fingono di cambiare, ma la realtà è che il loro meccanismo, la loro struttura mentale di potere non può essere modificata dall'amore di una donna. Ci sono varie fasi, ma ritornerà di nuovo a colpire e a farlo anche con molta forza. Di conseguenza, per il bene della propria persona e anche dei figli, perché molto spesso si tende a rimanere con l'uomo violento per i figli, in realtà, al contrario, è il caso Dunque, di non ti allontanarsi. preoccupare, amore, non lo farò più, bisogna stare attenti quando. Assolutamente, non credete a queste parole. E mi soffermerei anche sul discorso della condizione economica, perché Rula, in questo suo Sì. libro sottolinea come un altro effetto della pandemia, sempre a sfavore delle donne, è proprio questa, la povertà che colpisce soprattutto le donne. Addirittura, secondo le Nazioni Unite, la crisi da Covid-19 impoverirà le donne in misura maggiore degli uomini. Questo ci fa capire come il processo di parità e di emancipazione subirà un arresto. E questo impoverimento sarà a livello globale. Ci si aspetta che ogni 100 uomini in condizioni di miseria ce ne saranno 118 donne che combatteranno per la propria sopravvivenza economica. Quindi parliamo che ci saranno nuovi poveri e saranno soprattutto le donne per un totale del 54,5%. Addirittura cita anche la Sicilia, Rula. Quindi per farvi capire, dice che addirittura la regione peggiore per condizioni lavorative, per quanto riguarda le donne, la Sicilia, dove già le donne lavoravano in condizioni al di sotto del 50%, adesso si arriverà al 32%, perché molte a causa della pandemia hanno perso il lavoro e chissà quante lo È perderanno. un periodo difficile, È un c'è da periodo fare, un periodo assolutamente difficile non difficile. soltanto per le donne, ma per gli uomini, per gli adolescenti, i bambini. Ma chi sono i veri supereroi di questa pandemia, professore, secondo lei? Se ce ne sono. Ma guardi, secondo me bisogna aspettare ancora un attimo, perché poi alla fine abbiamo visto come tutti i supereroi sono poi andati nella polvere, prima erano sull'altare, prima infermieri eccezionali, medici eccezionali, poi hanno cominciato a contestare i medici e gli infermieri. E quando c'è esasperazione, quando non si riesce a controllare la propria rabbia perché la situazione diventa molto più complessa, allora è difficile andare a individuare gli eroi. Perché tra l'altro devo dire che il web accelera anche la creazione di questi eroi e poi li fa andare immediatamente nella polvere. Il web e in particolare i social network ti portano, come dice un mio amico prete, filosofo, ti portano sull'altare o ti mandano sulla polvere, ma è bene che anche quando sei sull'altare portarsi dietro l'aspirapolvere perché qualcosa può succedere. Donatella, secondo te chi sono i veri supereroi della pandemia, se ce ne sono? Allora, credo che in realtà i supereroi che sono stati citati nella prima fase della pandemia restano tali. Chiaramente tutti gli operatori sanitari vanno a fronteggiare ogni giorno il virus e sono in prima linea, ma penso anche agli educatori,
ecco, nelle scuole. Non è semplice lavorare, fare didattica, ma penso anche a tutto il comparto scuola che si è adattato cercando di applicare misure di sicurezza e di garantire per quanto è possibile gli apprendimenti ai ragazzi, quando in presenza e quando chiaramente a distanza. In realtà, a questo proposito, mi è venuta in mente una giovane poetessa, Amanda Gorman, che è diventata molto famosa in quanto ha recitato una poesia durante la cerimonia di insediamento del presidente Biden e ha dedicato durante il Super Bowl, quindi un evento molto importante a livello sportivo in America, una poesia proprio a quelli che lei ha definito il coro dei capitani, cioè tutti coloro che in questa pandemia si sono spesi. E lei in particolare ha nominato un ex militare, si erano tutte persone che si erano distinte per gesti di grande nobiltà d'animo, un educatore e un operatore sanitario. Ma in realtà queste bellissime parole, di cui vi leggerò una breve traduzione, si possono dedicare, le vogliamo dedicare a tutti quelli che soffrono giornalmente a causa del Covid, a coloro che hanno perso il lavoro, a coloro che hanno perso una persona cara, a chi è stato infettato e quindi ha vissuto un periodo difficile, a coloro che sono in isolamento, in quarantena a casa. E la verità è che ci sono tanti supereroi, coloro che si occupano dei bambini, ma anche degli anziani. L'eroe è forse quello della porta accanto che, come diceva il professore Pira, magari sui social non è tanto citato, però esiste, c'è, e in maniera assolutamente silenziosa cerca di fare del bene. E cito brevemente alcuni versi della poesia di Amanda Gorman che ho imparato a conoscere anche attraverso i social, è veramente una poetessa, ma una ragazza molto brillante. Scrive così: «Anche nella tragedia la speranza è possibile». Camminiamo con questi guerrieri, celebriamoli agendo con coraggio e compassione e facendo ciò che è giusto. Credo che in realtà ognuno di noi può essere un campione, un eroe in questa situazione, in questo momento storico così difficile, facendo ciò che è giusto. E poi tra l'altro ci sono tantissimi supereroi che non si fanno vedere, esatto, che stanno facendo le cose per bene, che aiutano il prossimo, aiutano le persone in difficoltà e non lo sbandierano ai quattro venti. Forse questi sono i veri supereroi, senza dimenticarci gli infermieri, i dottori della prima parte, quando dicevamo tutti quanti, tra l'altro noi abbiamo pubblicizzato anche un bellissimo brano di Luca Napolitano in Arte Napo, supereroi che ha avuto un grande successo. L'11 aprile è stata la giornata mondiale del mare. La nostra bravissima pianista Cristiana Pecoraro ce ne parla e poi ci farà ascoltare anche un brano scritto da lei. Cristiana Pecoraro. L'11 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Mare. Il mare, un bene prezioso, una risorsa di grande valore ambientale, scientifico, ricreativo ed economico. È una giornata importante per sviluppare e divulgare la sua cultura. Il mare è la linfa vitale del pianeta. Occupa il 70% della superficie terrestre, ci dona il 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe circa il 25% dell'anidride carbonica in eccesso, regola il clima mondiale e rappresenta una fonte di lavoro e sostentamento per più di 4,3 miliardi di persone. È proprio nell'oceano che più di 4 miliardi di anni fa si sono sviluppate le prime forme di vita, organismi microscopici composti da una sola cellula. Nel corso di molti millenni questi organismi si sono evoluti e sono diventati più complessi, prendendo lentamente l'aspetto delle piante e degli animali che conosciamo ora. La Giornata Nazionale del Mare è un'occasione importante per sensibilizzare soprattutto i più giovani sull'importanza del rispetto e della conoscenza del mare, risorsa di grande valore per il mondo e per l'Italia in particolare. Il mare, le zone costiere e le attività ad essi legate svolgono un ruolo fondamentale per il futuro del pianeta. L'Italia ha un enorme patrimonio che deve proteggere e gestire in maniera efficace per evitare la distruzione della biodiversità dell'ecosistema marino. Ne beneficeremo non soltanto in termini ambientali, ma anche economici. Finalmente il nostro mare inizia ad essere visto da un'altra prospettiva e non solo come fonte di divertimento durante la stagione estiva. Purtroppo a causa della pandemia che da circa un anno ci perseguita non possiamo celebrare questa giornata a dovere con manifestazioni, eventi o mostre per sostenere la difesa dell'ambiente marino e per divulgarne l'importanza.
Anche se sono nata in Umbria, una regione di colline e di montagne, io adoro il mare. Inevitabilmente il mare è un elemento che mi ha spesso ispirato nelle mie composizioni. Per la Giornata Nazionale del Mare ho creato un video con la mia composizione Il vento e il mare, al fine di lanciare con un piccolo contributo musicale un messaggio per un mare più ecosostenibile. Ed ora vi lascio con un piccolo pezzo da Il vento e il mare. Bravissima Cristiana Pecoraro, che ci ha parlato della Giornata Mondiale del Mare. Stiamo parlando di questo periodo sicuramente di crisi. Io quando sento, no, vi preoccupate, la crisi c'è, la crisi si sente, ci sono alcuni settori, sono scesi anche in piazza ultimamente per denunciare questa crisi, per denunciare questo grande periodo di difficoltà. I bambini stanno soffrendo la pandemia. Assolutamente sì, stiamo parlando di un impatto soprattutto di tipo emotivo e gli esperti di neuroscienze addirittura, perché adesso dopo un anno di pandemia si possono un po' tirare le somme, non sono più dati di previsione ma sono anche dati su quelle che sono le conseguenze dopo un anno di pandemia, hanno riscontrato addirittura alcuni sintomi, quindi di come l'impatto emotivo vada poi a influire sulla vita dei bambini. Cosa hanno riscontrato? Eccessivo attaccamento, paura di ammalarsi o che un membro della propria famiglia si ammali, disattenzione, continue domande ai genitori e irritabilità. Inoltre, questo disagio può manifestarsi anche con aggressività, litigiosità, pianto, tristezza, preoccupazione, sono tutti dati tecnici, scientifici dei neuroscienziati. Questo ci fa capire di come in realtà già purtroppo stiamo raccogliendo dei frutti, ma in negativo, dopo un anno di DAD, privazioni, un'infanzia sicuramente difficile. È chiaro che quando noi parliamo di questo periodo definendolo complicato per tra i bambini... Tu sai che sono amante dello sport, i bambini non stanno facendo neanche sport. Assolutamente. Non hanno che sono completamente fermi, questa non è una cosa positiva. Non è assolutamente una cosa positiva e lì andiamo a parlare dell'impatto cognitivo quando tu mi parli di sport. E anche lì praticamente ho dei dati per dirti. Allora, la scuola, lo sport, la musica, ma anche la danza, tutte le attività sociali in realtà vanno a sostenere e a favorire lo sviluppo cognitivo del bambino. Ora cosa accade? Che chiaramente con la pandemia queste attività sono state ridotte se non azzerate. Parliamo che si è passati da un 60% di tempo che i bambini dedicavano a tutte queste attività che erano positive per il loro sviluppo cognitivo ed erano anche poche, a un 30% scarso. Ora, che cosa è aumentato di contro? Questo è un dato sicuramente triste: il tempo che trascorrono davanti alla TV e allo smartphone. Quindi è chiaro che c'è un impatto molto forte. E in questo momento possiamo raccogliere i dati, ma è chiaro che tutti gli esperti dovranno fare fronte comune. Tra l'altro devo dire che anche diverse associazioni educative e pedagogiche si stanno organizzando per creare degli sportelli anche all'interno delle scuole, perché è chiaro che bisogna affrontare il problema. Professore, ha sentito questo dato? Tutti davanti alla televisione, davanti ai computer, come si deve comportare secondo lei un genitore? Ma i genitori prima devono essere a casa. Io faccio tanti progetti con le scuole e molto spesso sento che i ragazzini sono soli, a volte i genitori magari non sono in smart working in un'altra stanza, quindi o sono soli nella stanza o sono soli addirittura a casa. Quindi intanto c'è un problema di presenza dei genitori e poi c'è un problema quando i genitori ci sono, i genitori devono essere liberi per poter in qualche modo parlare con loro, giocare con loro. Ormai tutto si fa attraverso ma i genitori non erano presenti neanche prima, professore, in molti casi.
Sì, però insomma è quello che avete detto voi, cioè i genitori magari non c'erano, però questi bambini avevano delle agende, questi ragazzi avevano delle agende talmente piene che erano peggiori delle nostre, avevano la scuola di danza, avevano il calcio, avevano il catechismo, e quindi avevano le giornate molto impegnate, magari uscivano già da scuola nel pomeriggio. Ora è cambiato tutto, quindi intanto non fanno attività fisica e poi hanno il problema di questa connessione costante, perché dobbiamo tenere conto che la didattica la fanno online, che giocano online, coltivano i rapporti di amicizia e familiare online, quindi rischiano di stare al netto delle ore di studio o delle ore di didattica 7-8 ore attaccati agli smartphone o ai PC, quindi non è un dato positivo, secondo me. L'altra volta passeggiavo qui nel mio comune di residenza e c'era una ragazza al balcone che diceva: "Vieni a casa mia che ti devo dire una cosa", all'amica che era sotto. E l'amica sotto diceva: "No, chiamami al telefono o messaggiamoci con WhatsApp". Cioè, qua siamo veramente arrivati alla frutta. Cioè, Ma doveva fare. per i bambini e per i ragazzi è ancora peggio, ma già questo accadeva prima della pandemia, cioè molto spesso, tra l'altro ormai per esempio la PlayStation è diventata una delle fonti maggiori di attacchi da parte di cyberbully, molto spesso i ragazzi giocano a PlayStation con i compagni di scuola che abitano magari nello stesso quartiere e quindi sono tutti nello stesso quartiere, tutti che potenzialmente si possono vedere quando lo potevano fare, perché adesso non lo possono fare, ma non si incontrano perché preferiscono giocare online. Quindi ormai è un'abitudine, diciamo. Sì, professore, poco fa con la pedagogista abbiamo parlato quanto stanno influenzando negativamente questo periodo sui bambini Sì. a livello di sviluppo cognitivo, ma secondo me sta influenzando anche con i grandi, cioè l'attività sociale che manca completamente, non c'è più teatro, non c'è più cinema, non c'è più pizza, non c'è più la partita di calcetto serale. Anche i grandi, secondo me, stanno soffrendo. Ma non c'è dubbio, ma a parte che poi dobbiamo pensare che ci sono comparti interi come il cinema, il teatro, il mondo dello spettacolo. Sentivo proprio una protesta incredibile fatta da due cantanti, Daniele Silvestri e Max Gazzè, che se la sono presi col ministro della cultura, dicendo: "Per favore, ridateci la possibilità di poter fare gli spettacoli", anche perché, insomma, gli ultimi dati scientifici ci dicono che tutto quello che si fa all'aperto, c'è un contagio su 1.000 quando le persone stanno all'aperto. Ora, noi dobbiamo sperare che il caldo arrivi presto e che le vaccinazioni aumentano, perché se le vaccinazioni aumentano mentre aumenta anche il caldo, allora c'è la possibilità che si fermano i contagi e che possiamo riaprire un po' di cose e possiamo dare anche un piccolo impulso all'economia che sta soffrendo tantissimo. Però se noi andiamo a vedere anche i dati, per esempio, della Caritas, gli allarmi che lancia la Protezione Civile, ci sono delle situazioni di povertà incredibili anche nei nostri centri siciliani e magari noi stessi non ce ne rendiamo conto. Per esempio, la Caritas dice in tutta Italia che mentre prima alle mense dei poveri si avvicinavano soltanto persone extracomunitarie o senza tetto, oggi sta diventando, sono tantissimi i cittadini che vanno a prendersi anche i buoni oppure vanno a prendersi i viveri perché non hanno più come comprarli, non hanno più la possibilità di comprarli. Quindi è un po', è un problema questa cosa. È un grosso problema, no? Un problema. Il difficile ritorno alla normalità fa pensare ad Ulisse. Sto leggendo un messaggio del nostro amico telespettatore in viaggio verso Itaca, ispirandoci a lui, come affrontare questa tappa del viaggio? Bellissima questa immagine, sì, Ulisse che è forse il più umano degli eroi del mondo classico, lui in realtà si affida alla ragione anche nella tempesta e Ulisse ci insegna che la vita vera non è fatta di quiete, ma è fatta di movimento, di tanti eventi che possono anche essere negativi, però ci insegna ad avere forza interiore, temperanza, intelligenza, resistenza e anche perseveranza.
Quindi credo veramente che sia una bellissima immagine quella di Ulisse, anche un eroe positivo a cui ispirarci. In fondo lui arriva ad Itaca dopo tanti anni, il suo viaggio è stato molto ricco anche di peripezie, quindi arriva arricchito e trova un'Itaca povera, però è felice di esserci arrivata. Quindi questo nostro viaggio, che è anche caratterizzato da questa tempesta, che prima o poi finirà, ci auguriamo il più presto possibile, sicuramente deve farci crescere come persone, ecco. Quindi sì, assolutamente, Ulisse lo vedo un eroe positivo e adatto al nostro Ma tempo. professore, ma siamo in Sì, tempesta. però c'è il nostro conduttore Anania che secondo me già pensa a Nausicaa e a Circe. No, ma siamo in tempesta, professore, secondo lei? Come? Siamo in Come? tempesta. Io tutta questa tempesta, sì, c'è il problema del Covid, però tutta questa tempesta non è che la vedo tanto. No, no, tempesta c'è. C'è una tempesta, è una tempesta abbastanza forte che si muove. Bisogna capire che interessi ci sono dietro questa tempesta, che è la cosa che rimane sicuramente più inquietante. Ci sono alcuni dati che devono far riflettere, anche per esempio sul numero dei morti a livello nazionale, che non è diverso dai tempi in cui non c'era il Covid. Quindi anche su questo dovremmo un po' interrogarci e sui dati che noi quotidianamente leggiamo e i dati che devono essere anche interpretati, che devono essere anche dei dati fedeli. Perché, per esempio, rispetto anche a tutta la polemica che c'è stata in Sicilia, il presidente Musumeci, per esempio, ha chiarito che i dati ci sono due flussi diversi che arrivano su due canali diversi. Quindi anche l'interpretazione che molto spesso viene fatta è quando, a mio parere, si parla di morti, di malattie, di virus, secondo me la speculazione politica non dovrebbe esserci. Allo stesso modo, tutti dovremmo essere molto cauti nel parlare di questi argomenti. Invece, quello che noi stiamo vedendo, tantissima superficialità nell'argomentare sequenze della nostra vita che sono abbastanza complicate. Quindi c'è molta superficialità e questo secondo me è contestabile. È stato bello anche stasera con due graditi ospiti, tra l'altro due volti ormai noti di Antenne del Mediterraneo, come il sociologo Francesco Pire e la pedagogista Donatella Manna. Vogliamo mandare un messaggio di speranza, dai, a tutti i nostri amici telespettatori, professore, e poi chiudiamo con il messaggio di Donatella. Non c'è dubbio che dobbiamo mandare un messaggio di speranza. Io penso, proprio, possiamo anche ritornare su quel ragionamento che facevamo prima degli abbracci. Secondo me, una delle cose che dobbiamo tornare a fare è abbracciarci, ma non solo abbracciarci fisicamente con lo spirito di abbracciarci fisicamente e basta, ma dobbiamo invece pensare che nell'abbraccio ci deve essere un recupero dei valori veri come l'amicizia, l'affetto, il rispetto dell'altro, la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Ecco, se noi riusciamo a recuperare questi valori, sicuramente riusciremo ad affrontare con maggiore intelligenza tutto quello che verrà dopo. Se invece ci chiudiamo in noi stessi, nel nostro egoismo, e non siamo per nulla altruisti, allora no, non sarà facile superare questa tempesta. Non sarà facile poi trovare la quiete, perché non la stiamo costruendo. Se invece ci dedichiamo agli altri, siamo solidali, siamo pronti anche a metterci in gioco per gli altri, allora forse riusciremo ad avere risultati diversi. È un periodo di resilienza, dobbiamo sicuramente trovare una strada per recuperare quello che è anche la nostra storia. Stasera avete parlato tanto voi di storia, e la nostra storia, quella dei cattolici cristiani, è una storia di solidarietà, è una storia di sofferenza, ma anche una storia di riscatto. Quindi dobbiamo, interpretando anche quello che è il messaggio di Papa Francesco, pensare che possiamo veramente rinascere, ma lo dobbiamo fare con la consapevolezza di chi sa che in atto c'è appunto una situazione di passione che deve essere gestita. Grazie professore, Donatella, il tuo messaggio. Condivido assolutamente i contenuti dell'augurio, dell'invito del professore Pira.
Sicuramente dobbiamo ricordarci chi siamo. Siamo gente che non si è data mai per vinta, storicamente abbiamo affrontato tante difficoltà, soprattutto noi siciliani, quindi sappiamo bene adattarci ai tempi, anche quelli difficili, quindi sono certa che ce la faremo. Chiaramente l'invito è quello di essere più empatici, a comunicare in maniera più sincera, a non lasciarci trascinare da sentimenti come la rabbia, l'odio, il rancore. È il momento di essere più uniti. E poi chiaramente, proprio legando anche il mio discorso alla figura di Ulisse di cui parlavamo prima, la forza della ragione. Questo è il momento di essere umani e di conseguenza di essere persone ragionevoli nelle nostre scelte, nel nostro modo di fare. Quindi usiamo il buon senso e sicuramente prima o poi vedremo la luce in fondo a questo tunnel così lungo e così buio. È stata una puntata interessante anche stasera, grazie al sociologo Francesco Pira, grazie alla pedagogista Donella Manna, ma soprattutto grazie ai nostri amici telespettatori Antenne del Mediterraneo. Ricordo sempre, sabato sera alle ore 20.50, la domenica alle 14.30, il giovedì alle ore 22, seguite sempre Momenti in TV e sempre su Antenne del Mediterraneo. Buona serata a tutti e ci vediamo la prossima settimana.